Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco. Mercoledì, giornata di udienza generale. Oggi il Papa ha cominciato un nuovo ciclo di catechesi dedicate alla Santa Messa. Ascolteremo alcuni dei brani più intensi, più belli della riflessione che ha fatto Papa Francesco oggi, insieme a Nando Dalla Chiesa, professore di sociologia della criminalità organizzata all'Università di Milano. Benvenuto. Grazie, grazie mille. E a Marco Burini, bentornato Marco. Allora, cominciamo subito dalle parole del Papa, che racconta una testimonianza di 1700 anni fa, durante le persecuzioni di Diocleziano, quando celebrare la messa era vietato. Sentiamo il Papa. Nell'anno 304, durante la persecuzione di Diocleziano, un gruppo di cristiani del Nord Africa furono sorpresi mentre celebravano la messa in una casa e vennero arrestati. Il proconsole romano, nell'interrogatorio, chiese loro perché l'avessero fatto, sapendo che era assolutamente vietato. Ed essi risposero: senza la domenica non possiamo vivere. Che voleva dire: se non possiamo celebrare l'Eucaristia, non possiamo vivere. La nostra vita cristiana morirebbe. Una testimonianza che ci interpella tutti e chiede una risposta su che cosa significhi per ciascuno di noi partecipare al sacrificio della messa e accostarci alla mensa del Signore. Stiamo cercando quella sorgente che zampilla acqua viva per la vita eterna, che fa della nostra vita un sacrificio spirituale di lode, di ringraziamento, e fa di noi un solo corpo con Cristo? Questo è il senso più profondo della Santa Eucaristia, che significa ringraziamento. Eucaristia significa ringraziamento. Ringraziamento a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, che ci coinvolge e ci trasforma nella sua comunione di amore. Mi colpisce molto personalmente questa frase: senza la domenica non possiamo vivere, che è una frase di solito che noi diciamo in un rapporto d'amore: senza di te non posso vivere, per esempio, no? Lei sarebbe capace di pronunciare una frase del genere: senza la domenica non posso vivere? Per che cosa lo pronuncerebbe? Senza la domenica non riuscirei a dirlo. Dovendo pensare a un'occasione spirituale, direi senza, non senza il Natale, senza il presepe a Natale non riesco a vivere. Perché fa parte della mia storia, fa parte delle cose che segnano il mio anno e che hanno segnato la mia vita. Non riesco a immaginarla, la mia casa a Natale, senza un presepe che tenga dentro tutta la nostra vita, tutto, perché io ho le statuine di quando ero piccolo, conservate dall'esperienza di mio padre, che era un bravissimo presepista, e tutti gli anni compro qualche cosa in giro per il mondo che arricchisca il presepe e mi ricordi tutta la mia vita. Ogni volta arrivo sotto Natale che dico: quest'anno non lo faccio, perché sono stanco, perché ho finito gli esami il 22, il 23, perché non trovo il muschio, perché non ho voglia di riposarmi. Ma non ci riesco, mi deve credere, non ci riesco, anche a stare in ginocchio tutto il 24 a preparare e farlo e finirlo il 24 alle 8 di sera, nella disperazione di mia moglie evidentemente. Io non posso pensare che arrivo sotto il Natale e non c'è il presepe in casa mia. Il presepe grande vuol dire molto, è un presepe che ho insegnato a fare anche ai miei figli, in particolare a mia figlia. Questo lo dico, ed è proprio, mi ci ha fatto pensare lei, però è la vera occasione spirituale in cui potrei dire non sono in grado di farne a meno, non mi sentirei me stesso. Marco. Ma
A me colpisce quello che diceva adesso dalla Chiesa, perché anch'io mi sento più o meno in questa conservazione o rinnovamento di riti minimi. Qui stiamo parlando dell'Eucaristia, che è la cosa, dico la cosa volutamente perché non saprei bene neanche che altro termine usare. Papa ne ha già usati alcuni, il Vescovo di Roma, sorgente. Però sembra per certi versi un cibo, un nutrimento, una celebrazione così importante che in qualche maniera io non ho più la mandibola allenata. Quando ero ragazzo sì, ma adesso è come se avessi un po' perso l'uso della masticazione di questo pane. E però forse è vero, almeno io lo dico per me, e anche io un po' vado sull'onda di quello che stava dicendo il mio dirimpettaio, anche io in qualche maniera conservo e rinnovo annualmente dei riti minimi familiari, che sono magari a volte la lettura di una pagina della Bibbia o anche l'allestimento, non di un presepe così ricco e tradizionale, magari anche proprio delle piccole semplici statuine, delle piccole figure che mi segnalano una festività, che mi segnalano la festività. E credo che la posta in gioco oggi, e adesso vado a fare la mia parte da opinionista, che è molto più facile e meno compromettente, ma la posta in gioco, e il sociologo secondo me lo dice meglio di tutti a noi, è che la festa noi l'abbiamo tranquillamente sacrificata. Noi stiamo benissimo senza domenica. C'è un po' di retorica sul fatto che alla domenica è meglio non lavorare, che bisogna recuperare il senso festivo, sì, ma sono tutte cose che diciamo per rassicurarci a vicenda. Ma che ci sia gente che rischiasse l'osso del collo perché non poteva celebrare un rito, che era spezzare il pane, ascoltare una parola, scambiarsi dei gesti affettuosi, ricordando una persona cara e credendo che quella persona sia lì presente, ce ne vuole. E il Papa poi sottolinea anche un rischio che corriamo oggi, quello di scambiare questo momento, che diversamente nel vostro racconto veniva fuori come un momento profondo e familiare, questa sorgente viva di cui ha parlato il Papa, noi a volte rischiamo di trasformarlo in uno spettacolo. Sentiamo ancora Francesco. L'Eucaristia è un avvenimento meraviglioso nel quale Gesù Cristo, nostra vita, si fa presente. Partecipare alla Messa e vivere un'altra volta la passione e la morte redentrice del Signore. È una teofania. Il Signore si fa presente sull'altare per essere offerto al Padre per la salvezza del mondo. Proviamo ora a porci alcune semplici domande. Per esempio, perché si fa il segno della croce e l'atto penitenziale all'inizio della messa? Guardate i bambini e insegnateli bene a fare il segno della croce. E quelle letture nella messa, perché stanno lì? Perché si leggono le domenica tre letture e gli altri giorni due? Perché stanno lì? Cosa significa la lettura della messa? Perché si legano e che c'entrano? Oppure perché a un certo punto il sacerdote che presiede la celebrazione dice in alto i nostri cuori? Non dice in alto i nostri telefonini per prendere la fotografia, No, è cosa brutta, E io dico, a me dà tanta tristezza quando celebro qui in piazza o in basilica e vedo tanti telefonini alzati, non solo dai fedeli, anche di alcuni preti e anche vescovi. Ma per favore, la messa non è uno spettacolo, è andare all'incontro della passione e la resurrezione del Signore. Per questo il sacerdote
dice in alto i nostri cuori. Cosa vuol dire questo? Ricordatevi, niente telefonini. Insomma, sacrificare l'incontro per eccellenza e in genere gli incontri per la loro spettacolarizzazione, per la loro ripresa, è questo che sta dicendo Papa Francesco. Lei che è esperienzata da questo punto di vista? Ma io sono stato molto contento di sentire queste parole, perché ricordo lo scandalo che provai, e non c'erano i telefonini, ma c'erano le telecamere, c'erano le macchine fotografiche, quando mio figlio fece la prima comunione. La chiesa era piena di gente che fotografava e riprendeva, erano i genitori, i parenti, che non facevano altro. Che i loro figli facessero la prima comunione non era importante. L'importante era riprendere una cosa che a quel punto, fra l'altro, era senza significato, quindi che cosa riprendi? Io credo che richiamare tutti alla percezione che ciò che ha una dimensione spirituale, sacrale, ma debba stare al di fuori della spettacolarizzazione, sia un fatto importante, cioè non tutto può essere spettacolo. E se è spettacolo perché io mi ricordo un momento altamente coinvolgente e mi ricordo le persone che stanno intorno e mi ricordo l'atmosfera, è perché me la porto dentro. Perché se io incomincio a fotografarla e tutti la fotografano, diventa una cosa diversa, non ha più lo stesso valore. Io infatti non pensavo mai di poter criticare in quel modo. Usai, mi ricordo proprio, ma questi sono pagani. Perché non c'era un valore spirituale lì dentro, non c'era la prima comunione. C'erano dei signori che facevano una festa pagana. E il Dio da adorare era l'immagine, era la fotografia. È stato molto, molto amaro per me. Mi era perfino venuto di urlare in chiesa, perché era talmente scatenata questa corsa alla fotografia e alla ripresa, che pensavo che fosse anche un'umiliazione per i bambini. Che comunione ho fatto? Io mi ricordo ancora, io ho imparato di essere poco fotogenico il giorno della prima comunione, perché c'era una fotografia, ero così imbarazzato che mi si vede questo sorriso un po' da stupido, che non sa neanche fronteggiare un fotografo, ma perché per me non dovevo mettermi in posa il giorno della prima comunione. Poi me l'hanno chiesto e l'ho fatto, ma si vedono i risultati. Marco. Sì, io voglio credere che però nell'esortazione del Vescovo di Roma non ci sia solo il fastidio o la raccomandazione, perché lui parla di tristezza. E se fosse ancora una questione di quella povertà o di quell'analfabetismo affettivo di cui un po' siamo tutti in qualche maniera partecipi, cioè io alzo il telefonino perché ormai, pur essendo nell'epoca dello show permanente, e qui faccio la solita domanda: come custodire lo sguardo nell'era dello show permanente? Come custodire lo sguardo? Ma a parte questa domanda, ma se io alzo il telefonino è perché ormai non mi interessa neanche più vedere. Infatti. Devo solo registrare, non ho più fiducia nella visione, non c'ho più fiducia, io alzo perché devo registrare, poi magari non lo guarderò neanche, perché sfido io, vorrei chiedere a chi fa tutte queste foto se poi se le riguarda. Magari qualcuna sì, magari qualcuna le condividi, ma cioè io torno a quello che dicevamo prima sulla pregnanza, sulla densità simbolica di un rito, l'Eucaristia, che è come la pezza di un vestito nuovo su un vestito vecchio, strappa tutto. Questa è un'immagine evangelica, non me la sono inventata io. Cioè tu non metti la toppa di un vestito nuovo, cioè una toppa nuova su un vestito vecchio, perché strappa tutto. O il vino nuovo non lo metti in otri vecchi. Cioè qui si tratta di
in qualche maniera rimettere in discussione tutto, non semplicemente, cioè non è una questione di forme, di galateo, di non disturbare la celebrazione. Questi telefonini protesi, secondo me, dicono, la maggior parte penso anche in maniera inconsapevole, che in qualche maniera provi a registrare, provi a prendere un brandello di una cosa che non comprendi più, di cui non hai più neanche gli strumenti. Ci dobbiamo fermare un attimo, abbiamo però ancora da sentire alla ripresa quello che ha detto Papa Francesco in Piazza San Pietro. A tra poco. Ciò che San Tommaso chiede al Signore è quello di cui noi tutti abbiamo bisogno: vederlo, toccarlo, per poterlo riconoscere. Di nuovo in diretta con noi oggi c'è Nando Dalla Chiesa, professore di sociologia della criminalità all'Università di Milano e figlio del generale Carlo Alberto, ucciso 35 anni fa a Palermo dalla mafia. Con lui stiamo sentendo quello che ha detto oggi Papa Francesco in Piazza San Pietro, un nuovo ciclo di catechesi, la Santa Messa e in particolare l'Eucaristia. Ha detto Francesco, i sacramenti e l'Eucaristia in maniera speciale sono segni dell'amore di Dio. Sentiamo il Papa. È molto importante tornare alle fondamenta, riscoprire ciò che è l'essenziale attraverso quello che si tocca e si vede nella celebrazione dei sacramenti. La domanda dell'Apostolo San Tommaso di poter vedere e toccare le ferite dei chiodi nel corpo di Gesù e il desiderio di poter in qualche modo toccare Dio per credergli. Ciò che San Tommaso chiede al Signore è quello di cui noi tutti abbiamo bisogno: vederlo, toccarlo, per poterlo riconoscere. I sacramenti vengono incontro a questa esigenza umana. I sacramenti e la celebrazione eucaristica in modo particolare sono i segni dell'amore di Dio, le vie privilegiate per incontrarci con Lui. Abbiamo parlato tanto fin qui, no, di lei, della sua esperienza del Natale. Volevo in quest'ultima parte di trasmissione parlare anche un po' di suo papà. Tra l'altro lei, insieme alle sue sorelle, ha appena scritto un libro con la San Paolo che si chiama Carlo Alberto Dalla Chiesa, un papà con gli alamari. Allora vorrei... Devo dire, l'ha scritto Simona, mia sorella, io ho contribuito con alcune cose, ma è lei che l'ha fatto. Quali sono i segni dell'amore di suo papà che le restano più forti oggi a distanza di così tanti anni? Come si fa a dire? Sono tanti, sono... Si Uno era il presepe. Il presepe è sicuramente, perché c'ho ancora le chiesette o le case fatte da lui con le scarpe, con le scatole delle scarpe o con il sughero lavorato da lui, quindi poi allora si comprava il sughero tranquillamente in cartoleria, erano proprio cose costruite da lui, quelli sono dei grandi segni. E poi ci sono i segni che passano nelle generazioni attraverso modelli educativi, oppure attraverso il rapporto con le istituzioni. Segni di unità familiare a cui teneva tantissimo. Noi abbiamo fatto tanti trasferimenti e pensi che io ho fatto le scuole superiori in 5 anni in 4 città diverse e la famiglia ha sempre viaggiato unita, anche spezzando l'anno scolastico, quindi il fatto che noi fossimo insieme, dovessimo stare insieme, era una cosa molto, molto sentita. Io ho cercato di vivere questo anche successivamente, perché ho capito che è una grandissima risorsa, cioè
anche le cattiverie, le umiliazioni, che non sono tutta la vita, però nella vita ci sono, uno le sa affrontare e le può affrontare se ha un retroterra affettivo che nessuno è in grado di distruggere. Questo è il grande messaggio. Potrei anche provarne altri, guardi, c'è un segno particolare anche della mia esperienza universitaria che mi rimane per darmi un senso di quello che faccio adesso da docente. Quando io mi laureai, tra l'altro con una tesi sulla mafia, tantissimo tempo fa, e quindi anche molti anni prima che mio padre fosse ucciso, io non volevo che i miei venissero a vedermi quando discutevo la tesi, perché mio padre era già conosciuto, non volevo sembrare il figlio di che faceva la tesi. Non vennero, e me ne pento ancora di averglielo chiesto, però c'è una fotografia di me che discuto la tesi di laurea che riprende la testa di mio padre che fa capolino dalla porta dell'aula in cui stavo discutendo. Non me l'ha mai detto che lui è venuto, ma da quella foto si vede che lui è venuto trasgredendo le mie richieste, e mi fa una grande tenerezza. Penso di avere sbagliato di dire ai genitori per favore non venite. Penso che nonostante tutto quello che aveva da fare mi ha voluto seguire in quel momento importante per la mia vita, e questo è il segno di quello che le stavo dicendo, cioè ci sono delle cose della famiglia che comunque vengono prima. Un passaggio come quello è un passaggio che chiede anche al generale della Chiesa di spostarsi, di andare a Milano, di entrare dentro la Bocconi e di mettere la testa dentro un'aula. Questi sono segni, rimangono. Queste sono le fotografie che vale la pena avere, ecco. Grazie davvero Nando Dalla Chiesa anche per aver condiviso questa fotografia familiare con noi oggi. È il momento di salutarci, adesso il rosario in diretta da Lourdes, noi ci rivediamo domani alle 17:30, grazie per essere stati con noi. Attraverso queste catechesi che oggi cominciano vorrei riscoprire insieme a voi la bellezza che si nasconde nella celebrazione eucaristica e che una volta svelata dà senso pieno alla vita di ciascuno. La Madonna ci accompagni in questo nuovo tratto di strada. Grazie.